L'esperienza di un gruppo di richiedenti asilo ospiti di un centro di accoglienza che lavorano come stagionali per una cooperativa. Il servizio di Francesco Rossi. Sono in Italia da pochi mesi, richiedenti asilo, ospiti di un centro d'accoglienza. Hanno trovato lavoro in una cooperativa ortofrutticola di Gambettola nel Cesenate, un incontro tra domanda e offerta, nato da un'iniziativa di Confcooperative. Abbiamo provato a dare una risposta alle nostre cooperative associate, cercando un incontro fra chi ha bisogno di figure professionali e chi invece ha nei centri di ospitalità tanti ragazzi che hanno bisogno di lavorare. Le mani si muovono senza sosta. Selezionano le albicocche, dividono quelle che finiranno sugli scaffali dallo scarto. Com'è questo lavoro? Sì, bene, bene. So it's good work. È un buon lavoro, mi piace. Seleziono la frutta, divido quella buona da quella non buona. Le travail va bien. Il lavoro va bene, lo stipendio è buono, sono a mio agio e sono davvero felice perché questo lavoro mi motiva e mi dà coraggio. Un'opportunità per queste donne e anche per la cooperativa ortofrutticola che l'ha assunta, trovando così una seppur parziale risposta alla carenza di manodopera. Questo nuovo canale sicuramente per noi è una risorsa, come lo è per gli stessi richiedenti asilo che hanno necessità poi di inserirsi all'interno della comunità. Il loro lavoro è stagionale, poi si vedrà, anche perché il futuro dipende dall'accoglimento o meno della domanda d'asilo. Molto importante questa cosa, comunque vadano i percorsi di accoglienza delle persone, dare loro la possibilità di costruire delle professionalità, di fare delle esperienze di lavoro, anche nel caso poi tornassero nei loro paesi, è comunque un investimento.